Buon martedì a tutti voi e grazie di essere qui. Scopriamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate di Terra Amara con le nuove anticipazioni. Prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale se volete ricevere altre anticipazioni e se vi va di lasciare un mi piace al video. Detto questo, iniziamo! Fikret ha finto di essere tornato in Germania, ma in realtà è rimasto a Chukurova. Di questo ne ha avuto la conferma Ali Rakhmet, il quale lo ha poi detto sia a Lutfiye e sia a Demir. Durante la festa di compleanno del piccolo Adnan, approfittando dell'assenza della famiglia, Fikret ha colpito ancora. Si è recato alla tenuta Yaman ed ha dato fuoco alla scuderia, uccidendo quasi Ghafur che vi stava dormendo all'interno. Questo avvenimento ha causato un grande nervosismo in Demir, Ali Rakhmet e Lutfiye, i quali sono stufi di non riuscire ad uscire da questa situazione. Il giorno seguente, tra le vie del paese, si consuma un gran diverbio proprio tra Demir e Ali Rakhmet. Yaman infatti vuole sapere da Fekeli dove sia suo nipote e tra i due si scatena una brutta discussione. Ali Rakhmet infatti rimprovera Demir dicendogli di non essersi comportato bene. Ha sporcato il nome di una donna morta, Safiye, e non ha cercato un chiarimento con Fikret. Poteva cercarlo per parlargli, ma non lo ha fatto. Gli dà del codardo e poi sale nella sua auto e va via. Demir, furioso, lo insegue e lo raggiunge nel cortile della sua azienda. Lì gli chiede di scusarsi, di ritirare le parole che gli ha detto, ma quando Ali Rakhmet gli risponde di no, tira fuori la pistola e gliela punta contro. Fekeli a quel punto invita Demir a sparargli per mostrargli quanto sia coraggioso. Lui non si fa pregare due volte e preme il grilletto. Vari proiettili colpiscono il petto di Ali Rakhmet, il quale ferito si porta una mano al cuore e si accascia sul suolo. Ad assistere alla scena ci sono anche gli operai della fabbrica che appaiono sconvolti. Demir invece sembra soddisfatto di quanto ha fatto. La notizia inizia a circolare e Zuleya apprende quanto accaduto mentre cammina in centro dal barbiere del paese. La giovane sconvolta prima va a cercare Demir nella sua azienda, dove però non c'è, e poi corre in ospedale con la speranza di trovarci Ali Rakhmet. Ma da Haykut e Umit scopre che l'uomo non è mai arrivato lì, ma che Setin è invece andato a prendere Batiyar, forse proprio per soccorrere Fekeli. Umit cerca di calmare Zuleya e poi telefona proprio a casa di Ali Rakhmet, dove però le viene detto che l'uomo non è lì. Poco dopo Umit torna a casa e annuncia a Fikret quello che è successo. Per colpa sua Demir ha sparato a suo zio. Fikret perde la testa e si mette ad urlare, ma non sa cosa fare. Vorrebbe correre a vendicarsi, ma è Umit stessa a farlo calmare. Nel frattempo anche Zuleya è arrivata a casa e mentre racconta a Sevda quello che ha saputo, arriva una telefonata. È Demir che la chiama da casa di Fekeli e che, sentendola agitata, cerca di tranquillizzarla dicendole che sia lui e sia Ali Rakhmet stanno bene. Lei non capisce cosa sta succedendo e a quel punto interviene proprio Ali Rakhmet, che chiede a Yaman di poterle parlare e che le spiega che in realtà non c'è stata nessuna sparatoria. Lui e Demir hanno inscenato tutto con la speranza che Fikret esca dal suo nascondiglio e finalmente si faccia vedere. Insomma, si tratta di un piano ben studiato e strutturato. Zuleya si calma un po', ma comunque in lei resta un grande spavento. Intanto Umit vive un momento ricco di tensione, perché Fikret stava per uscire di casa con l'obiettivo di vendicarsi, ma lei è riuscita a fermarlo. Il giovane è però comunque rimasto nel cortile e pare indeciso sul da farsi. Per capire meglio la situazione, Umit telefona alla tenuta Yaman e parla con Zuleya, alla quale chiede delle condizioni di Fekeli. Zuleya le racconta tutta la verità e le dice del piano che suo marito ed Ali Rakhmet avevano escogitato per acchiappare Fikret.
Dunque le spiega che la sparatoria era in realtà finta. A questo punto qualcuno potrebbe pensare che Omid riporta tutto proprio a Fikret, ma invece non lo fa, quando questo finalmente decide di uscire di casa. La dottoressa non gli racconta la verità, ma sceglie di fare il contrario. Fikret così si precipita a casa di Fekeli, ma lì scopre l'amara verità. Vede che suo zio sta benissimo e si rende conto così di essere caduto in una trappola. E poi si ritrova faccia a faccia con Demir, che gli dice che vuole parlare con lui in pace. Purtroppo però tra i due si scatena una nuova discussione, durante la quale Fikret insulta di nuovo il nome di Adnan Yaman, e Demir invece gli dice che se fosse certo al 100%, a quest'ora lo avrebbe già accettato come fratello. Sfortunatamente da ciò non esce niente di buono. Demir va via e Fikret discute nuovamente con suo zio. Poi esce di casa e si trova di fronte a Mushgan, ma nemmeno lei riesce a fermarlo. L'uomo a questo punto cerca di raggiungere Demir e ci riesce, anche perché Yaman, nel bel mezzo della strada, si è fermato e si è messo ad aspettarlo. Demir dice a Fikret che sa che è stato lui a scattargli le foto mentre era con Omid e che ha capito quali sono le sue intenzioni. E con una punta di strafottenza lo invita anche a proseguire con la storia della vendetta nei suoi confronti. E poi va via. Fikret, arrabbiatissimo, torna da Omid e l'accusa di aver raccontato la storia delle foto a Demir. Lei gli mente e gli dice che in realtà non è così, perché le foto sono arrivate a Zuleya, la quale, pur avendole viste, ha comunque deciso di perdonare suo marito. Poi lo invita a fermarsi, tanto per lei questa è una guerra persa da entrambi. Fikret però non ha nessuna intenzione di ascoltare il suo consiglio, anzi. Il giorno seguente Sevda si presenta a casa di Omid. Vuole che sappia la verità, e cioè che lei in realtà non l'ha mai abbandonata. La dottoressa si rifiuta nuovamente di ascoltarla e così la donna tira fuori una pistola che appartiene a Demir e se la punta alle tempie minacciando di spararsi. Omid così decide di darle retta. Sevda la spinge ad ascoltare una telefonata tra lei e sua zia, colpevole insieme a sua nonna di averle separate. Omid così sente le due donne conversare e si rende conto che quello che sua madre le ha raccontato qualche giorno prima è vero. Sua madre non l'ha mai lasciata di sua volontà, ma semplicemente è stata allontanata da lei e non le è stato più permesso di avvicinarsi dalla famiglia di suo padre. Omid ascolta sua zia raccontare a Sevda una bugia. Le dice che lei ora è sposata con un uomo e che vive a San Francisco, negli Stati Uniti, così per non darle nessuna speranza di incontrarla. A quel punto la giovane interviene nella telefonata e annuncia a sua zia che ha trovato sua madre e che ora sa tutta la verità. La donna le dice di non credere a Sevda, ma fortunatamente tutto è inutile. La telefonata termina lì. E finalmente madre e figlia si abbracciano e si ritrovano. Pace è fatta. Sevda più tardi torna a casa. Appare un po' strana, ma sostiene di stare bene. Demir le chiede di poterle parlare in privato. I due si allontanano insieme e si recano nella scuderia. Lì Yaman le annuncia che ha deciso di rivelare a Zuleya del suo tradimento con Omid. Vuole che sappia tutto, non vuole nasconderle più nulla. Sevda, ora che però sa che la dottoressa è sua figlia, consiglia caldamente a Demir di non fare ciò. Si copre su Fikret, dice che ora non è un buon momento per fare una cosa del genere e quindi gli fa cambiare idea. Più tardi Demir parla con Zuleya proprio di Sevda. Entrambi hanno notato che la donna ha qualcosa di strano e si promettono di scoprire che cosa nasconda.